bella giornata per fare surf. Groovy, Kit e Monkey si stanno divertendo moltissimo. Quella era una lattina? Un bidone? Una bottiglia? Oh, oh, oh! State tutti bene? Groovy. Kit. E Monkey? Eccolo! Cos'è successo? Perché il mare è pieno di spazzatura? Si è formata un'isola di spazzatura! Ed è enorme! Com'è possibile? Ha avuto un'idea. Forse possiamo togliere la spazzatura dal mare portandola con le tavole da surf fino alla riva. Ops, non ha funzionato come pensavamo. La tavola affonda. Ed è caduta proprio di fianco a una strana tubatura da cui continua a uscire spazzatura. Dove porta la tubatura? Che nave strana! Dottor Spooky, perché non l'abbiamo capito prima? Sei tu che butti la spazzatura in mare! Ragazzi, bisogna... un momento... cos'è che galleggia? Un pesce intrappolato in una plastica per le lattine... Ma Groovy l'ha liberato? In acqua, Kit! Il nostro nuovo amico vuole mostrarti qualcosa! Non ci crederai dove porta la tubatura! Esatto, è la nave del dottor Spooky. Qual è la tua idea? Groovy si è trasformato in un aspirapolvere gigante! E ha aspirato tutta l'isola di spazzatura! Ma c'è ancora una cosa da fare. Il dottor Spooky merita il castigo. Monkey prende una pietra gigante. E Groovy sputa tutta la spazzatura nella nave del dottor Spooky. Il dottor Spooky è stato ripagato con la sua stessa moneta! Ottimo, ragazzi! Il dottor Spooky ci metterà un po' a pulire la nave e noi... ci vediamo alla prossima avventura! Oggi è San Valentino. Che bel giorno. Ma non per il dottor Spooky. Né una lettera, né una cartolina. Neanche un po' di felicità. Povero dottore. Cosa starà succedendo nella casa della squadra supereroe? Wow! Hanno tutti la cassetta piena! Oh no!
quando il dottor Spooky pensa qualcosa. È sempre un'idea malvagia. Indica Cupido, sta tramando qualcosa. Che bel cuore, l'amore è così bello, così... Dottor Spooky, non distruggerlo! Wow, lui sì che odia l'amore. È un estratto maligno. E adesso? Ha moltiplicato le frecce. E ha chiamato uno dei suoi spooker. Cosa succede dietro quella tenda? Guarda cosa c'è qui, uno spooker cupido! Che bella parrucca! Ecco qual era il piano! Lanciare le frecce della non amicizia! Spooker distruggerà la pace della casa! Spooker prende la mira e... colpisce nel segno. Monkey adesso è arrabbiato e non vuole ridare la palla a Katty. La povera Katty non capisce. E adesso anche lei è arrabbiata. No, ragazzi, non litigate. Che cattivo e invidioso è il dottor Spooky. Più di quanto pensiate. Eccolo ancora, il suo nuovo obiettivo è Kit. Sembra molto arrabbiato. E ora tocca a Raccoon. Attenzione! Procione furioso! Che confusione! E come si diverte il dottor Spooky? Che cattivo! Vieni, Granny, devi vedere cosa succede! Incredibile, vero? Attenta, nonna! Lo spooker ti sta puntando! Freccia presa! Ora la studiamo in cucina. Ecco le particelle di malvagità. Ma con la ricetta della nonna spariranno. Un pochino di essenza di coriandolo. Un altro pizzico di ghianda di mille anni fa. Un goccio di succo di arancia dolce. E l'ingrediente segreto. Una dose molto grande di amore. Si mischia bene con la bacchetta. Solo un costume da fatina. La magia della nonna vi fa tornare amici. Adoro gli abbracci, sono così belli. Vi batteremo, dottor Spooky. Dai, Monkey e Katty, dovete smetterla di litigare. Così va molto meglio. Questa amicizia non può essere distrutta. La tua magia è invincibile, nonna! Amici!
amici di Super Zoo, il potere e l'amore sono nostri. Cosa? Ci sono ancora frecce? Ma Katie la blocca! E ora lo Spooker cerca di fuggire velocemente. Ma la nonna lo raggiunge con la sua pozione d'amore. Dottor Spooky, abbiamo una sorpresa per te. Il tuo Spooker non ha resistito. Super attacco d'amore! Dai, dottor Spooky, arrenditi al tuo affascinante Spooker! Che partita emozionante! Raccoon cerca di rubare la palla, ma Kit lo schiva e passa a Monkey che tira e... canestro! Ottima giocata, bambini! Dottor Spooky! E il suo esercito di Spooker! Cosa? Vogliono giocare! Mi gira la testa! Oh no! Cosa volete? Vanno in campo per loro! No, il campo è nostro! Giochiamo una partita e chi vince se lo tiene. Pronti? Si gioca! Groovy se ne va con la palla, ma uno Spooker cerca di rubargliela. Kit è solo, Groovy gli passa la palla. Ma attenzione, si sta avvicinando un altro Spooker. Kit fa un passaggio tra le sue gambe e Raccoon schiaccia. Cosa sta tramando il dottor Spooky? È una palla telecomandata? Spooker corre con la palla verso il canestro a gran velocità. Raccoon cerca di evitarlo, ma... Kit ha intercettato il passaggio. Vai, Kit! Kit lancia il canestro e... Cosa? La palla si è bloccata in aria. E il dottor Spooky la controlla con il suo tablet. No! L'ha spostata verso il canestro avversario. Adesso fa canestro senza fermarsi. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa, altrimenti vincono. Monkey ha avuto un'idea. Ecco, Monkey ha distrutto la palla del dottor Spooky. Addio al tuo piano malvagio, dottor Spooky. O forse... sta chiamando gli Spooker. Cosa fa con quelle attrezzature? Scarpe nuove? Non credo bastino per battere la nostra squadra. Mamma mia, le scarpe hanno dei propulsori e ora gli Spooker possono volare. Vai, Raccoon! Ops, forse Kit riesce a fermarli. Accidenti, neanche lui. Forza, Groovy, abbiamo fiducia in te. Beh, non è stata la tua giocata migliore. Oh no, un altro canestro! Sarà difficile rimontare questa partita. Non bisogna mai arrendersi.
anche se a volte è meglio ritirarsi in tempo. Mi dispiace, ma il piano del dottor Spooky sta proprio funzionando bene. Troppo bene. Dai, Kit, pensa. Groovy si è trasformato in una calamita. Qual è il vostro piano, ragazzi? Oh, stupendo! Monkey sta cacciando gli Spooker con la calamita. Attento, Kit, ci sono due Spooker dietro di te. Ma Groovy e Monkey li catturano. E canestro! Questo è un gioco da ragazzi! Wow! Ecco il dottor Spooky! Senza i suoi imbrogli non può fare niente. Cosa ridi, dottor Spooky? Mancano solo 10 secondi al fine della partita e la differenza di punti è ancora molto grande. Dobbiamo rimontare. Svelti! Dai, ragazzi, ce la potete fare! Un canestro di differenza! Maledetto dottor Spooky! Dai, Raccoon! Dai! Entra! Entra! No! Un momento, la palla sta risalendo! Kid schiaccia proprio all'ultimo secondo! Bravi! Avete vinto la partita! Siete i migliori! E anche il dottor Spooky sa che siete un'ottima squadra.